Let's go! Benvenuti, ovetti, nel molto probabilmente l'ultimo episodio della storia principale di New Pokémon Snap! Nello scorso episodio siamo stati nella zona Lumina di Petreo, dove abbiamo fotografato Steelix Lumina, e nelle rovine Rifugio, dove dovrebbe esserci l'ultima grande sfida da fare qua. Insomma, dobbiamo tornare qui a livello 2 e suppongo attivare i vari cristalfiori che sono all'interno delle rovine, perché è l'unica cosa che ci manca da fare. E poi boss finale? Punto interrogativo, è molto probabile che sia così, quindi stiamo attenti, andiamo e vediamo un po' che cosa c'è di diverso dal livello 1 e il livello 2. Cominciamo con un Houndoom, che è lo stesso Houndoom di prima. Signore? Se n'è già andato, perfetto. Era forse un Houndoom femmina? Non lo so, ma ci sono molti più Edelgoss adesso. E abbiamo le sfere Lumina, quindi volendo possiamo fare robe molto belle. Stiamo attenti, forse è meglio velocizzare giusto un... Oh, ok. Velocizzare giusto un po' la cosa. Così possiamo fare foto di Pokémon che magari ci vogliono tanto bene. Ok, si è fermato per un secondo. Se non sbaglio era una mini sfida fare una foto a un Houndoom che non vi correva addosso, quindi... Ehi, ce l'ho fatta. Sfera Lumina. Ok, no, ma almeno la foto l'ho fatta. Oh, salve signore. Signora, scusi. Mela. Sta per accadere un disastro? Di norma gli Absol sono qui quando accade un disastro. Ok. È anche sceso di sotto, aggiungerei. Vuole una mela, signora? Beh, non mi interessa. Absol è un bellissimo Pokémon. Dove sta andando? Oh, è andato... Dove è andato? È andato giù? Sì, ok, sta andando di là. Meglio inseguirlo. Non si sa mai. Là c'è un Houndoom che dorme. Noivern. Abbiamo già visto l'altra volta Noivern. Se colpito con la sfera Lumina fa questo, che è un 4 stelle. E poi basta. Se non sbaglio, qui è tutto uguale. Vorrei andare avanti e fare la sfida da fare, insomma. Mela! Oh no, si è arrabbiato Noivern. Ti giri, per favore? Ok, è felice, almeno sono felice che tu sia felice, mio caro Noivern. Posso passare? Sembra di sì. Grazie mille, fammi passare allora. Dunque, abbiamo visto che ci sono dei cristalfiori da attivare, come ho già detto, e voglio attivarli, ovviamente. E magari c'è qualche altro Pokémon a livello 2 qua. Intanto però prima Sigilyph. Non fa niente con la sfera Lumina, non fa niente con l'audio, fa qualcosa con le mele. C'è uno Chandelure qua però. Chandelure, fatti colpire. Ok. Perfetto, addirittura fa il balletto del... Dello Chandelure, insomma. Ecco qua, dobbiamo attivare robe per fare qualcosa là. Beh, cominciamo con questo. Vediamo se riesco a beccarla. No, come faccio a beccarlo? Devo essere un po' più basso, mi sa, sì. Là c'è ancora il Golurk. Vediamo se riesco a beccare quel fiore. Ok, perfetto, abbiamo attivato una fontana. Molto probabilmente devo attivare tutte le fontane e poi basta. Abbiamo anche visto dei Natu qua sopra questa colonna. Stiamo solo attenti. Là c'è ancora Chandelure. Qua c'è Golurk, che si è attivato adesso. Allora, là c'è un fiore. Vai. Dai. Abbiamo poco tempo, mi sa, per fare tutto quanto. Oh, Absol, salve. Ok. Mi sa che sta per arrivare un disastro, eh? Perché Absol, ovviamente. Ok, due. Tu, mio caro. Ok, Golurk si ferma se faccio così. Bene. Non che sia un problema, anzi... Non c'è un cristalfiore anche qua? Ah, vero, c'era una foto di Houndoom che beve, ok. Cristalfiore qua, dov'è? Perché, possibile che sia qua sopra? Sì, ok, perfetto, vai. E c'è qualcosa da analizzare qua? Ah, sì, le cose che non abbiamo analizzato l'altra volta, ok. Siamo a 3. Dovrei fare gli altri due. Oh, Edelgoss, eccolo là. Mela, forse? Se ne vanno con le mele, con le melodie? Andatevene via. Devo attivare quel coso? Ok, l'ho attivato, perfetto. E l'ultimo si trova là dietro. Come faccio ad attivare il Golurk? Mela? Ok, Golurk. Che fai? Golurk, ti muovi? Per favore, Golurk. Golurk, come faccio ad attivare quel coso se stai in mezzo? Mela? Golurk! Oh mio Dio, come si becca? Dai! Golurk, levati! Si muove da solo? Devo fare qualcosa? Ok, si muove da solo. Ah, dannazione, mi sa che l'abbiamo mancato. Aspetta, forse... Un altro po', Golurk?
Golurk! Mi sa che devo rifare la missione. Sì, perché ci manca un fiore. Golurk, perché? Perché mi trolli? Ah, dannazione. Vabbè, è un grande peccato, ma non è un problema. Si rifà, si rifà. Però taglierò finché non arriviamo qui e attiviamo tutto. Perché mi sa che non si può attivare se faccio così, vero? Sarebbe troppo bello. Esatto, qua invece funziona, ma non si attiva niente perché ho dimenticato... Oh, Absol. Perché ho dimenticato di attivare, appunto, robe. Ok, mea culpa, ma almeno abbiamo fatto delle foto buone. Quindi un attimo, con le cose illumina, nessuno fa niente. Però Golurk si è mosso, quindi mi sa che devo colpirlo una volta e non fare più niente. Non lo so. Ok, siamo all'uscita, vediamo un po' le foto nuove e poi rifacciamo la missione perché dobbiamo andare avanti, insomma, no? Parere di Speculux. Allora, gli unici Pokémon nuovi erano Absol e Chandelure, ma abbiamo fatto foto migliori, a quanto pare sì, di altri Pokémon, quindi esatto, Aedelgos no, ma Absol è un bel Pokémon. Devo anche starnutire? Scusatemi davvero un sacco. Oro. Noivern era 3 stelle questo. Sigilyph era cristallo, buon per noi. Chandelure suppongo sia oro, perché è un po' piccolo. Vediamo se ho ragione. Sì. Golurk 3 stelle ed è oro. E basta così, perfetto. A meno che non ho preso altri titoli, rifacciamo subito la cosa e ci vediamo all'ultimo fiore se riesco a farlo illuminare. C'è qualcosa da fare? No, perfetto. Ripetiamo il percorso. Ok, mamma mia, quindi bastava colpirlo con una sfera lumina per attivare il fiore finale. Quindi colpitelo con solamente una sfera lumina perché a quanto pare comincia a camminare dopo averlo colpito. Ma se lo ricolpite si ferma? Se ho capito bene? Qui mi sa che abbiamo fatto tutto quanto, ci sono tutti i fiori attivi, tranne quello centrale. Mi sa che adesso però è il momento giusto per fare così. È una mia impressione o c'è qualcosa di diverso dal solito? Non lo so. Beh, sì che c'è. Il pilastro adesso si è attivato. E qui abbiamo un'entrata secondaria perché anche questo Golurk se n'è andato. Sì, lo so che è questo. Che devo fare? Devo lanciargli una mela? No? Ok, lo fa in automatico. Mi fa vedere qua? Sì, sta andando verso il pilastro. Quindi mi sa che abbiamo fatto... Che sta facendo il gioco? Mi sta reindirizzando qua sopra. Forse velocizzando un po'. Possiamo andare sopra al pilastro? Looks like the runes have come to life. Energy from each island seems to be flowing upward. It looks like that'll take you up. So up we go. I'll set up a teleportation point at the top. Why don't you come back to camp for a bit? Sapete, è altamente probabile che la barriera corallina notte non l'ho sbloccata per qualcosa che dovevo fare all'interno della barriera corallina giorno. Comunque, ho fatto altre foto ad Houndoom. Niente di troppo preoccupante, insomma. Ho fatto qualche foto di Houndoom che stava fermo, insomma, perché una delle mini sfide è fai una foto ad Houndoom. Ma a quanto pare l'ho fatta male? non è un mio problema. Cioè, sì, lo è, ma non così tanto. Quindi, con questa qui, abbiamo finito. Speculux, dammi il tuo parere e andiamo al boss finale? Dovrebbe essere il boss finale. Siamo ormai arrivati al momento in cui... Sì. Comunque. Sigilyph. Grazie, non mi serviva. Chandelure. E adesso possiamo andare. Ma prima sono sicuro al 100% che, a proposito, l'esplorazione sta andando incredibilmente bene. Quindi adesso, robe buone. Vediamo un po'. Luce ascendente, ok. Rovine. A proposito, ecco qua. Visto che la ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti, ossia boss finale, giusto? Andiamo al campo base. Il momento che attendevamo è arrivato. A giudicare dalla conformazione del terreno, direi che, con tutta probabilità, il varco ci teletrasporterà al centro delle rovine, vale a dire oltre l'ingresso che abbiamo visto la prima volta.
E lì troveremo il Pokémon che era raffigurato al centro del murale, giusto? Wow! Yep. Esatto! Presto potremo finalmente incontrarlo! Yep. E nessuno potrà immortalare quel momento meglio di te! Whatever. Se, sempre il solito fortunato! Vedi di fotografarlo come si deve, almeno! Saluta il Pokémon Lumina da parte mia! Che sguardo deciso! Te la caverai benissimo! È ora di partire! In bocca al... In bocca al Lycanroc! Ok, ci sta molto bene. Ora... è il momento! Zona Lumina, come si chiama? Sì, Zona Lumina delle rovine e rifugio! That's the source of the reading, but it's very faint. What is that anyway? Incredible! This reading is off the charts! That was it! The final Illumina Pokémon we've been searching for! Go get him! Dai! Tutti quanti, appena abbiamo visto quell'albero, abbiamo pensato... è Xerneas. Ed era Xerneas. Perfetto. Allora, come fare foto a Xerneas? Però, sto provando a scansionare magari qualcosa. Dovrei forse velocizzarmi giusto un po'? Ok, no. Ok, eccolo là. Che devo fare? Devo colpirlo con le sfere lumina? Con mele? Melodia? Probabilmente devo colpirlo con le sfere lumina. A meno che non c'è un fiore da qualche parte. Mi sto velocizzando, lo so che non dovrei, ma... Ok, eccolo là sopra. Mi sa che ci sono anche scritte rare qua. Ok, fermi. Eccolo qua. Quanto è veloce. Ok, sì, l'avevo intuito, caro, ma è velocissimo. Ok, è sotto. Dov'è? Dove sta andando? Oh, fatti beccare. Oh, no. Quanto è... Ok, l'ho beccato una volta. Non so quante volte debba beccarlo, ma... Ora. No, sta girando. No, quanto... È troppo veloce! Non riesco a... Ok, perfetto, l'ho colpito. E adesso? Eccolo là! Xerneas! Vai, sfera illumina. Magari brilla un bel... Ok, è tornato sfera, però. Ok, oh! Sì, ma si giri, signore. Ho capito che le piace quando mi mostra il suo... di dietro, ma... sono più interessato al suo... alle sue corna, insomma, se la cosa ha senso. Allora, eccolo là. È nell'acqua stavolta. Quindi le rovine sono legate a vari tipi di ambiente. Se la cosa ha senso. Entra la sfera lumina nell'acqua? No. Quindi devo aspettare che esca. Ciò vuol dire che devo colpirlo un po' come Milotic? Forse? Dov'è? Eccolo là. Lo devo solo colpire. Ok, sì, l'ho colpito, mi sa. Vediamo un po'. Xerneas. No. Più qui. Ciccio. Un po' più veloce magari. Ah, murale. Sì, l'ho notato. Ma è prima il Pokémon. Ok, perfetto. Effetto lumina attivo. Ah, mamma mia. Quindi questa è la foto. Stia fermo. No! Oh, fermi. Parlando di cose lumina. C'è un fiore là. Ci saranno sicuramente anche altri fiori, mi raccomando. Probabilmente arrivato qui fa un'azione speciale. Eccolo là. Xerneas con Volcarona, Steelix, Wishiwashi, Meganium e... Milotic, o Milotic, in base a come volete pronunciare il nome di quel Pokémon. Allora, qui non sembra esserci niente. Sono curioso di sapere se la struttura delle rovine, o meglio, i caratteri nelle rovine hanno un significato, perché so che esiste il pokemonese, tra virgolette, e si può tradurre, forse. Però l'importante adesso è un'altra cosa. Credo che sia in giapponese, però. Cioè, sono caratteri giapponesi modificati, non lo so. Però, ehi... Cioè, esiste l'irulese, insomma. Però... Oh, aspetta.
Intanto la host. La host. Molto alla Stilix questo? No? Niente alla Stilix? Va bene, dov'è Xerneas però? Andiamo un po' più avanti, magari è più giù. Stiamo tornando verso la base, vorrei far notare questo. Mi sarei aspettato qualcosa da quel buco, a quanto pare no. Ok, allora Xerneas, caro, dove sei? Devi essere qui da qualche parte, ciccio. E io devo assolutamente farti una bella foto. Meglio di quelle di prima di sicuro, però. Allora, oh! C'è una miriade di cose di cui vorrei parlarti, ma per ora concentriamoci sulla valutazione delle foto, ovviamente, mio caro. Xerneas. Sì, magari un po' più. Ok, qua è già un po' meglio, direi, no? Non abbiamo buone foto del fenomeno Lumina se non, mi sa, queste qua. E questa è la più centrale. Quindi andiamo per questa qui. Fine. Speculux, è il tuo momento, dammi cristallo. Dai, che è un Pokémon leggendario, non puoi non darmi cristallo. È bene al centro, anche se non ci sta guardando. È un Pokémon Lumina ed è grande. Dai. Ok, cristallo. Perfetto. E ora? Non dirmi che mi dici un a proposito. Sono io oppure Yveltal è completamente ignorato? Se non appunto in Pokémon X e Y? Perché in Mystery Dungeon, Super Mystery Dungeon, c'è Xerneas. C'è anche Yveltal? Non mi ricordo. Mi sembra di no. C'è quella specie di coso nero strano. Vabbè. Risveglio fugace. Hai registrato il Photodex, o meglio, nel Photodex, il Pokémon Lumina Xerneas. Collezionista folletto, ovviamente. Tipo folletto. A proposito, abbiamo finito, credo. Usciamo. Wow. Abbiamo davvero incontrato un altro Pokémon Lumina. Proprio come mostrava il murale. Esatto. Mi chiedo se dovremmo quindi considerare il murale una rappresentazione accurata di quello che accadde allora. Forse Xerneas aveva chiamato tutti a raccolta? E insieme avevano creato una barriera di protezione contro l'asteroide. Tu che ne pensi? Una barriera di dimensioni tali da coprire l'intera regione di Lentil? Per forza! Quindi i nostri antenati avevano costruito quelle rovine per aiutare i Pokémon Lumina? Tuttavia, i meteoriti risalgono a ben 2000 anni fa. Da allora Xerneas avrebbe già dovuto risvegliarsi completamente, non trovi? Eventi di X e Y? Beh, magari gli serve più tempo. Fermare un asteroide non è uno sforzo da poco. Anzi, è uno sforzo talmente grande che nemmeno 2000 anni bastano. Dillo a Rayquaza. Facendo mente locale, secondo te a quando risale quel murale? Cioè? Chi lo ha dipinto? Speculux, tutto a posto? Ora che ci penso, come mai i Pokémon Lumina si sono sempre manifestati in tua presenza? You guys get it, right?
Get what? Of course. So obvious. It's so simple. Do you really not know, Professor? Pokemon can tell when someone really loves them. And they return that love right back. Right? That must be from a study I haven't read yet. We have got to get you out of the lab more often. E con questo abbiamo concluso la storia principale della nostra avventura a Lentil su New Pokémon Snap. Ah, è vero, è fatto dalla Bandai Namco, giusto? O meglio, in collaborazione con la Bandai Namco. Comunque non importa, siamo ai crediti finali. E da quello che vedo, oltre il fatto che posso saltarli, cosa che non farò perché li mostro tutti quanti sempre, almeno una volta, stiamo guardando anche le foto che noi stessi abbiamo fatto durante la nostra avventura. Non so se sono magari le foto più importanti o se riguardano solo alcuni Pokémon, perché abbiamo visto PG8 che, se non sbaglio, era cristallo, quel Buffalant era cristallo, quindi forse ci mostra solamente le immagini cristallo, però questa qui credo sia oro di Stoutland. Vabbè, non credo sia molto importante. Comunque, adesso passiamo alle mie considerazioni finali, anche perché da quello che sto vedendo stiamo per controllare ogni singolo ambiente con tante foto, quindi i crediti saranno un bel po' lunghi. Allora, cominciamo subito con le mie impressioni a caldo. Il gioco come è? È un bel gioco, ok? Se vi aspettavate un Pokémon Snap come quello per Nintendo 64, suppongo che siate abbastanza contenti di questo gioco. Io ammetto di aver giocato per pochissimo tempo a quel gioco, quindi non so, magari ehi, mi sono perso qualcosa che in realtà è molto meglio in quel gioco rispetto a questo. Però contando solamente New Pokémon Snap, mi è piaciuto, ok? E non poco, abbastanza. Mi è piaciuto meno di altri giochi Pokémon, ma più di alcuni giochi Pokémon che non voglio neanche nominare, quindi preferisco rimanere in silenzio. Detto ciò, di norma parlo dei miei progetti futuri durante i crediti. E facciamolo, insomma, no? Come prima cosa devo dirvi che sto preparando in realtà 2 o 3 let's play da portare dopo questo, subito dopo questo, ok? Non questo video, dopo questo let's play, mi raccomando. Devo ancora scegliere quale dei 3 portare, non vi dirò niente per ora. Ma sappiate che a breve esce Miitopia. Volevo parlarvene in effetti in un post in community, ma a questo punto sto qua, quindi perché non dirlo adesso, insomma? Non credo di voler portare Miitopia come serie, ma forse nei live, almeno un paio di live di Miitopia, uno di sicuro, il secondo boh, si vedrà, perché ho visto che interessa a molti di voi, ma non so quanto è lungo, non ho finito Miitopia per 3DS, quindi non so quanto possa durare. Poi ovviamente ci saranno altre cose che devono uscire a giugno però, quindi ci vorrà ancora un po'. Se non sbaglio deve uscire il primo DLC di Zelda, scusate, non è Zelda, di Hyrule Warriors, l'era della calamità. Deve uscire Mario Golf, quello per Switch, deve uscire Skyward Sword, ma quello mi sembra a luglio, quindi ci vorrà ancora un bel po'. E poi... Basta così, bene o male, non voglio dirvi tutti quanti i miei progetti, ma sappiate che almeno quelli che ho già annunciato li posso dire, quindi Mario Golf e Skyward Sword, quando usciranno, ovviamente. E non sono già usciti gente, quindi evitate di chiedermelo, per favore. Allora, siamo ancora al deserto. Wow, i crediti sono incredibilmente lunghi. Parliamo adesso delle uniche cose che so del dopostoria, grazie ad alcuni commenti vostri e a cose varie che si leggono su internet. Come prima cosa vorrei dire che da adesso in poi tutto il resto del let's play è spoiler free, quindi se volete dirmi ehi ciccio, lo sai che a livello 3 se ti giri e fai una capriola su te stesso con il naso tappato, con un occhio bendato ma l'altro con la lente a contatto, trovi Tropius? Ok, perfetto, potete benissimo dirmelo, non c'è nessun problema. Intanto è cominciata un'altra canzone, perfetto.
Quindi sì, ditemi se ho mancato qualche Pokémon, visto che sicuramente ho mancato qualche Pokémon. Dovrebbero, da quello che ho capito, spawnare nuovi Pokémon solamente nel dopostoria. Dobbiamo capire come sbloccare la barriera corallina notte. Quindi abbiamo ancora un bel po' di cose da fare. Un'ultima cosa, non so come trattare invece le minisfide. Vi spiego. Se completando ogni singola minisfida è possibile ottenere un premio, che non è un semplice titolo, insomma, farò tutte le minisfide. Altrimenti cercherò solamente di mostrarvi i livelli 3, rapidamente intendo, dei vari percorsi. E se c'è qualche Pokémon raro da trovare, che magari è un po' complesso da prendere, proverò a prenderlo e basta. Poi vedremo. Quindi questo potrebbe essere il penultimo episodio o il terzultimo. Molto probabilmente è il terzultimo, in base a, ripeto, se devo fare com'è che si chiamano, dannazione, le mini sfide o no. Anche quelle non so se potrei farle in live, forse. Devo ricominciare a farle live, quindi magari questo potrebbe essere un bel pretesto. Anche perché ho appena preso un po' di equipaggiamento nuovo. Intendo il cam link, quindi posso usare la telecamera e non la webcam finalmente. La dummy battery e altre cose. Anche se devo ancora impostarle. Comunque, mi sa che abbiamo quasi finito. Se solamente non ci fosse... Oh no, siamo ancora qui. Allora ci manca ancora un bel po' di tempo. Perché dopo questo abbiamo... Ok, perfetto. La grotta. Poi dovrebbe esserci Steelix. Vero che c'è Steelix? No, c'è Glalie, quindi c'è adesso... Crobat. Vero? No, c'è Rampardos, ok. Poi c'è Steelix, perché mi sa che abbiamo finito. E poi ovviamente le rovine. E poi Xerneas. Ok, che dire. Potrei velocizzare quest'ultimo frangente, però mi sembra un po' brutto, visto che abbiamo retto così tanto. Mi spiace di aver cianciato un po' troppo durante questi crediti. E dopo i crediti, se non accade nulla, penso di interrompere il video. Quindi vi farò il see you next time tra poco, insomma. Ah, comunque, prima si è visto per poco, ma ho colpito solamente una volta Golurk e si è spostato da solo. Noodle! Ok? Quindi quel Golurk che si è spostato per il fiore, colpitelo solamente una volta e poi non toccatelo più, altrimenti si fermerà. E basta. Ho provato questa cosa anche con altri Golurk che erano in giro per la mappa e fanno tutti quanti così. Ah, l'ha fatto la HAL? Questo gioco? HAL? Bandai? Pokémon Company? Nintendo? Wow. Ok, perfetto. Quindi... Xerneas, e adesso io vi saluto e noi ci vediamo nella prossima parte di New Pokémon Snap, dove cominceremo il post-game. See you then. Cioè, next time. Grazie per aver giocato con noi.